Bentrovati e siamo qui per parlare di vele di cartone. Cos'è vele di cartone e perché sei tu qui a parlarcene? Vele di cartone è un brano che appunto esce domani, martedì 5 gennaio 2021, su tutti i principali store musicali. Dicevo, è un brano che io ho scritto nel 2015 in ben 5 anni. Non è un capolavoro della musica contemporanea, probabilmente tanta musica trap là fuori è molto più bella della cosa che ho scritto io e che domani uscirà. Io non sono un musicista, non sono un pianista, non sono un artista, assolutamente no, ho solo avuto la necessità nel 2015 di comporre un brano, e questo brano nel corso degli anni si è arricchito fino ad avere anche un testo, e domani esce appunto su tutti i principali store digitali. Il brano, sappiate, è brutto. Ma brutto, 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 quindi se voi lo ascolterete concorderete con me che fa veramente cagare e sostanzialmente è qualcosa che merita di essere dimenticato. Ma se siete masochisti e vi piacciono le cose brutte, domani dovete ascoltare assolutamente Vele di Cartone e condividerlo su YouTube, su Spotify, con Facebook, Twitter, Instagram, come vi pare, con i vostri amici masochisti che amano anche loro ascoltare le cose brutte, insomma, ecco. Visto che però domani esce questo brano, sono qui per spiegarvi cos'è Vele di Cartone, di cosa parla questo brano, che storia ha. Allora, è un brano che dura circa 5 minuti, quindi è lungo per gli standard radiofonici, quindi non lo ascolterete mai in radio, perché le radio, le cose lunghe, non hanno successo in radio, quindi via dalle radio. Solo voi potete ascoltarlo sui principali canali di distribuzione digitale. È un brano che, chiaramente, come tutti i brani, o quasi tutti i brani, è stato ispirato da una donna, di cui non farò mai il nome, ma che nel 2015 mi ispirò alla creazione di questo brano. Inizialmente solo pianoforte. Io ero al pianoforte, suonavo e mi venne in mente questo motivetto iniziale che ascolterete all'inizio del pezzo e che mi piacque sostanzialmente, perché all'inizio il brano era bello, poi io l'ho trasformato in un brano brutto per dedicarlo ai miei amici masochisti, insomma. Però all'inizio era bello questo pianoforte, quindi cominciai e continuai a scrivere. Nacque quindi tutta la prima parte del brano e poi arrivò la strofa, che era un disastro, non sapevo come andare avanti, e questa strofa mi portò via tantissimo tempo. Provai a scrivere un testo, faceva schifo, una mia amica, ciao Alessandra, me lo distrusse praticamente, no guarda, la musica è bella ma il testo fa schifo, butta, e io buttai. Fin quando a maggio scorso, sotto il primo lockdown, mi venne un'illuminazione e composi il ritornello che ascolterete sempre in questo brano di 5 minuti brutto, ed è anche il ritornello brutto, però tra le tante cose brutte che ho fatto era forse il meno brutto e quindi l'ho messo lì. Ho poi creato altre due strofe e alla fine, diciamo, da qualche settimana, da qualche mese, sono riuscito a chiudere questo brano che si chiama Vele di Cartone. Di cosa parla? Beh, il soggetto di questo brano è il silenzio. C'è un pezzo nel ritornello che dice: il silenzio non ha voce, non è un ribelle, voltati e guarda cosa ci siamo persi. Perché sostanzialmente il silenzio di una persona a cui tu vuoi bene ma che non ti parla, e quindi si rompe la comunicazione, ed è la cosa forse più brutta che possa accadere tra due persone, a prescindere dal discorso sentimentale. Vale anche con gli amici: quando hai un amico con cui non parli più ti dispiace ed è un peccato sostanzialmente. Quindi il tema portante di tutto il brano è il silenzio, inteso come mancanza di comunicazione tra due persone. Prima che qualcuno ci ricami sopra, no, non è dedicato tutto a quella ragazza per cui iniziai a comporre il pianoforte nel 2015, no. Molte cose che vengono dette in questo brano sono totalmente casuali, e appunto il brano è brutto, quindi un brano brutto non ha una connessione per forza, non ha un senso. Il senso trovatelo voi se volete. Vi ho rubato fin troppo tempo, vi ringrazio, se vi va mettete un like alla mia pagina Facebook, seguitemi su Spotify e condividete con i vostri amici masochisti il brano Vele di Cartone, perché tanto è un brano brutto che fa cagare, quindi lo sappiamo già, ma se voi lo condividete mi aiutate a diffondere la bruttezza nel mondo. Grazie mille, buon proseguimento, ciao!